Allora, oggi è venuto a trovarci Lorenzo Cini, direttore commerciale di AEC Illuminazione di Arezzo. Grazie dell'invito Fabrizio, è un piacere. Benvenuto, adesso partirei con la prima mossa della nostra partita, devo ricordarmi di farlo partire, vediamo che vada. Benissimo. Allora, tanto per iniziare, sei giovane ma lavori già da un buon numero di anni. Ok, come vedi l'economia italiana adesso? Ma allora, posso dire che sicuramente dopo la pandemia del Covid, che ha sicuramente afflitto un po' l'economia, anche sicuramente la nostra azienda ne ha un po' risentito, benché toccata in minor parte rispetto a tante altre realtà, adesso vedo un momento di ripresa, sicuramente anche grazie a strumenti che il governo ha messo in atto in questo momento, come il PNRR, che sicuramente crea un volano di investimenti pubblici che possono aiutare tante aziende, tra l'altro anche aziende come la nostra che lavorano sulla pubblica e quindi vedo un momento di ripresa. La prima mossa tua, sto aspettando di vederla. Il pedone, direi. Sì. Mi sembra una buona idea. Ecco, mi hai detto che voi non siete stati tanto toccati dalla pandemia. Come mai? Ah, diciamo in minor parte rispetto a tanti altri settori, se penso per esempio all'hotellerie, sicuramente sono stati toccati molto di più rispetto a noi lavorando sulla pubblica utilità perché noi facciamo illuminazione outdoor e le nostre soluzioni nel 90% dei casi finiscono installate per la pubblica utilità, illuminazione di strade, parchi, piazzi, è una necessità. E quindi, per esempio, eravamo nei codici Ateco che non hanno mai chiuso. Abbiamo sempre continuato a portare avanti la nostra attività. Sicuramente in quel periodo, tanti degli investimenti che solitamente vengono fatti sulle opere pubbliche sono stati dirottati, per sostenere l'emergenza, quindi chiaramente di conseguenza anche il nostro mercato si è un po' ridotto e adesso invece stiamo rivedendo un po' di numeri crescere. Ecco, outdoor, mi chiarifichi un pochino bene cosa vuol dire? Outdoor, sostanzialmente noi siamo un'azienda che negli anni si è concentrata veramente su un settore, che è quello dell'illuminazione esterna e Ok. illuminazione professionale. Quindi noi serviamo strade, come ti dicevo, parchi, piazzi, piazze, aeroporti, porti, stadi, tutta quella parte di mercato che ha bisogno di illuminazione che è destinata a un uso professionale. Quindi non vendo a te, Fabrizio, l'illuminazione per il tuo giardino, ma illuminiamo parchi pubblici piuttosto che strade, piuttosto che queste tipologie di ambientazioni qua. Qua dovresti muovere. Sì, la fiera mi sembra una buona idea. No, qua arriverai al Sì. limite. Ok. A te. Allora, 13 anni che lavori lì. Sì. Allora, raccontami un po', da dove hai iniziato? È iniziato, io da appassionato di meccanica ho iniziato a trovare, a cercare in azienda diciamo, i reparti affini, no? Quindi la produzione, l'ufficio tecnico, sono una persona molto curiosa, quindi mi è sempre piaciuto andare a capire come funzionava l'azienda. Ho iniziato da lì per poi girare un po' tutti i vari reparti, quindi mi sono formato dentro l'azienda andando a conoscere nel dettaglio quello di cui ci occupavamo e quello di cui ci occupavamo. Per poi trovare la mia dimensione nell'ambito commerciale, l'ambiente che mi sento più mio e che mi piace più seguire. Quindi poi negli anni, dopo un periodo di formazione, di affiancamento anche a ovviamente altri professionisti che lavorano con noi, oggi ricopro la carica di direttore commerciale, come dicevi. Ecco, questa è una cosa, perché è un ruolo che per certi aspetti ognuno di noi, no, ha un ruolo commerciale che gli piace o meno, no, nella propria vita, un pezzettino tocca a tutti. Secondo te, quali sono le caratteristiche più importanti perché uno riesca a fare bene? Ma il commerciale, sai che è un ruolo molto particolare, no? Specialmente il nostro settore. Il nostro settore è fatto di tanti operatori diversi, quindi ti ritrovi a parlare con interlocutori appunto diversi, dallo studio di architettura mega, fino all'installatore che mette in opera poi i materiali. Quindi penso che una delle doti di un buon commerciale, diciamo così, è quella di riuscire a capire, a mettersi il cappello giusto. Nei vari incontri, nelle varie fasi di vendita che poi accompagnano tutto il processo. E questo funziona un po'
in maniera analoga sia in Italia sia all'estero, perché comunque la filiera di vendita dei nostri prodotti segue le stesse dinamiche sia in Italia che all'estero, quindi ti direi che sì, questa è una delle caratteristiche che un buon Ma per commerciale dire, deve avere. tra il piccolino, no? E la grande azienda, quando tu hai un rapporto, il piccolino magari decide lui, la grande azienda, com'è che ti comporti diversamente con i due? Come ti dicevo, no, c'è bisogno di un po' di flessibilità. Sicuramente bisogna intercettare i modi e i tempi giusti per poter approcciare in modo da avere successo poi nell'obiettivo. Cambia tanto perché, come ti dicevo, ti trovi in dei tavoli con studi di architettura pazzeschi che magari seguono progetti super affascinanti, bellissimi, quindi hanno bisogno di risposte e anche di affrontare temi diversi rispetto a invece quello che deve capire bene come si monta un prodotto, no? E quindi bisogna avere una formazione un po' 360 gradi su quello che si fa, sicuramente, e poi riuscire a supportare la persona che hai davanti fornendogli il servizio migliore che puoi. Tra l'altro io pensavo, no, che dici, faccio lo stadio, parlavamo l'ECCO, ma anche all'estero, eccetera, eccetera. Quindi ho il cliente, faccio per lui, non lo rivedrò mai più nella vita. Invece voi avete un tot di, come dire, clienti ricorrenti. Sì, sicuramente. Ci sono clienti che probabilmente fai il lavoro una volta e poi non li rivedi più relativamente, ma gran parte dei nostri clienti sono clienti abituali. Quando dico clienti abituali, suona un po' come cliente facile da servire, no? In realtà è tutt'altro. Per far sì che un cliente diventi abituale bisogna riuscire a supportarlo e a dargli un servizio per il quale lui ti veda come una risorsa, un valore aggiunto. E quindi, ecco, sicuramente far diventare un cliente abituale è la parte più difficile del nostro Ok, ma lavoro. l'abituale in che modo lo servite? Perché io ti direi, ha fatto quel progetto lì dello stadio, quel progetto del parco, non lo rivedo più. Invece quelli che voi rivedete sono, come dire, lavorano su tutta Italia, hanno diversi appalti, cioè com'è che diventano. Sì, ci sono degli operatori di mercato che sono molto presenti, da nord a sud gestiscono commesse importanti e quindi con uffici dislocati in tutto il paese, ma che corrispondono poi a un'unica entità e quindi si cerca di seguirli ampiamente su tutte le necessità che hanno. Qui potresti avere un parco a Terni e poi potresti avere un'altra, un po' più in là, di Hai uno, ragione. esatto. Un po' arrugginito Un Fabrizio, po'. mi devi perdonare, mi devi aiutare. E poi magari un altro a Trento, però è lo stesso cliente che quindi prende, come dire, l'incarico e voi lavorate, diciamo, con lui su quel progetto, in sostanza. Esatto, sì, si sviluppa così. All'estero All'estero quanto ci vai? ci vado spesso, anzi, dopodomani parto. Diciamo che l'estero per noi è una parte di fatturato e di opportunità molto importanti. Chiaramente per noi anche l'Italia è un mercato importante, però se guardi il mappamondo, no, ti rendi conto che l'Italia È rispetto a tutto quello un po' piccolina, che sì. puoi andare a promuovere è un po' limitante. Quindi sì, abbiamo investito tantissimo nell'andare a cercare mercati anche nuovi, no? Perché per sostenere l'azienda che oggi siamo diventati e mantenere quei fatturati bisogna andare a cercare lavori ovunque, no? Senza tralasciare niente, quindi di conseguenza necessariamente il mercato estero diventa fondamentale. Ecco, a questo proposito mi dicevi che pesa circa metà e metà l'Italia e l'estero per voi? Pesa metà metà, sì, ti direi che pesa metà metà, anche se vedo e le nostre strategie aziendali sono quelle di portare il fatturato all'estero in maniera sempre più preponderante, semplicemente per quello che ti dicevo prima, no? Non perché, Che diciamo, l'Italia è piccolino, infine. perché è una necessità di aziende che poi crescono e quindi devono andare a mantenere determinati volumi e ti devi guardare tanto intorno. Geografia, quando c'era il Covid, poi tocca a te, io la zona vostra mi ero barricato in vacanze, eccetera, molto bella. E tu che ci abiti, vantaggi e svantaggi stare a Milano, Roma oppure stare in provincia?
Vantaggio e svantaggio. Allora, ti posso dire, logisticamente sicuramente siamo in una posizione molto baricentrica rispetto all'Italia, no? Perché noi siamo in provincia d'Arezzo, che è un po' nel centro dell'Italia, quindi servendo un po' tutte le regioni, per noi logisticamente questo può essere un vantaggio. Ne paga lo scotto che ovviamente magari sulla ricerca di personale con delle qualifiche un po' più importanti diventa un po' più difficile per noi trovare il personale giusto, no? Noi veniamo da una zona dove la moda e l'oreficeria sono i mercati più importanti, e noi che facciamo manifattura siamo un po', diciamo, facciamo un po' fatica, no? Ma il Talvolta a problema trovare. è trovarli in zona o anche convincerli a venire lì? Trovarli sicuramente perché, come ti dicevo, le competenze che sono sviluppate nel nostro Sono un po'. territorio guardano un altro mercato. Convincerli a venire, no, io oggi ti dico che noi abbiamo dei collaboratori che sono un po' in tutta Italia, abbiamo un collaboratore a Milano, abbiamo un collaboratore nelle città più importanti, diciamo, ovviamente siamo presenti con la nostra presenza. Chiaro che l'azienda non la possiamo prendere e spostare. Ma le persone riusciamo comunque a attrarle. La nostra azienda ormai è diventata un brand importante, uno dei principali, quindi riusciamo comunque a attrarre personale anche da fuori, sì. Io mi chiedo, se io venissi lì, tornerei a Milano dopo una settimana o non tornerei mai più a Milano? Allora, per come ti conosco, probabilmente torneresti dopo una settimana, ma una settimana te la godresti alla grande, perché devo dire che viviamo in un territorio bellissimo, probabilmente uno dei più belli in Italia, no? L'Italia è bella tutta, ma sicuramente la Toscana, mi sento un po', ecco, campanilista in questo momento, sponsorizzo la regione in cui vivo, ma posso dirti che si vive bene. E quindi una settimana Ma allora, riuscirei a spendere. io succederà molto prima di te, però la mia idea è che il giorno che smettessi di lavorare non voglio morire a Milano e la Toscana sarebbe probabilmente la Una mia buona meta. regione. Tu invece avessi un'altra idea di dove finire la carriera. Ma sì, ne parlavamo un po' prima, no? Io sono un grande appassionato di montagna, e quindi ho sempre pensato che una parte della mia vita, uno spezzone della mia vita, più avanti ovviamente, la vorrei vivere fra le montagne del Trentino, le vallate della Val Gardena, o similari. Sicuramente è una cosa che mi piacerebbe fare più avanti, sì. Ancora prima di arrivare a quel momento c'è tanto da fare, Tu ma sei tanto, mo tanto, quindi. molto. Allora, stiamo variando un po' su tante cose. Allora, la tua è una bella azienda familiare. Se tu pensassi quella, una multinazionale, cosa c'è? Qual è il vantaggio dell'una dell'altra e invece le difficoltà dell'una dell'altra? Diciamo che noi siamo un'azienda familiare. Siamo un'azienda familiare che nel tempo è diventata un'azienda più grande, più strutturata, anche se la proprietà ancora tutt'oggi appartiene alla famiglia. Io penso che le differenze principali rispetto a un'azienda familiare o a una multinazionale siano proprio nella struttura dell'azienda in sé, no? Noi, nella nostra crescita, che è stata una crescita importante ma organica e strutturata, siamo riusciti a demandare alcune delle funzioni più importanti della nostra azienda a delle professionalità che potessero portare valore aggiunto, no? E questo è uno scaglione non semplice da digerire, no? Perché l'azienda familiare tipicamente viene portata avanti da una persona sola, no? Quindi voi avete cercato, come dire, di scalare sopra, di arrivare a una via di mezzo tra la struttura della multinazionale e quella dell'impresa familiare, come dire, classica. Sì, esatto, noi dell'azienda familiare è rimasta sicuramente la passione che c'è dentro un'azienda, perché quello è il motore, la locomotiva principale. Però la struttura che oggi abbiamo creato è sicuramente più vicina a una multinazionale piuttosto che a un'azienda piccola e familiare, anche se guardo quella che era la nostra struttura 10 anni fa e quella che è Quello adesso. però vuol dire che la proprietà, ecco, poi muovi tu, ha imparato una cosa difficile, molto difficile, che è il fidarsi a delegare qualcosa, che per un Esatto. imprenditore è difficilissimo, no?
È proprio quello che ti dicevo, no? Io penso che sia il salto che fa crescere un'azienda. Noi voler incentrare, diciamo, tutte le funzioni principali solo ed esclusivamente sul titolare, sulla famiglia, è una visione probabilmente un po' limitativa, no? Io penso sempre che quando cerchiamo delle figure, dei professionisti da portare dentro la nostra azienda devono essere persone che ci insegnano qualcosa, no? Che portano un valore aggiunto. Negli anni l'abbiamo fatto, alcune delle funzioni più importanti della nostra azienda sono gestite e delegate da delle persone con delle competenze specifiche che hanno seguito un percorso formativo e di studi molto più importante rispetto a quelli che potrei avere io o qualcuno della famiglia. E quindi è giusto così. È lo scalino mentale, no? Che è difficile, perché delegare per chi ha costruito l'azienda è sempre un po' difficile, però è il salto che serve per far sì che poi un'azienda diventi più sostenibile, più strutturata nel tempo. Ecco, voi in famiglia siete in diversi che lavorate, però avete, come dire, competenze variegate. Sì, noi siamo in diversi, nel senso che tutta la famiglia lavora in azienda. Io ho due sorelle, una si occupa del marketing, una si occupa di back office. C'è mia mamma che, come tutte le mogli degli imprenditori, lavorano nell'amministrazione, nella Decide i finanza, questo è il soldi per sé. classico delle aziende familiari. E c'è mio padre che ancora ovviamente è attivo in azienda, che si occupa principalmente della parte di quello che oggi gli piace fare, diciamo così, che è la parte tecnica, la parte. Lui è un grande appassionato di meccanica, un po' come me, quindi si dedica molto più a prodotti nuovi, investimenti in produzione. Ci siamo un po' divisi i compiti, no? Non ci diamo noia. Questo è fondamentale per le aziende familiari, no? Perché se poi si iniziano a creare attriti è difficile da gestire. Noi su questo siamo fortunati in Se uno entra nell'orticello questo. Esatto, dell'altro, esatto. tocca. Sì. Ecco, tu mi dicevi, abbiamo avuto un boom per un sacco di tempo, poi c'è stato un po' un rallentamento. Allora, quando tu hai una famiglia che decide, no? Allora la domanda che a me sembrava interessante è dire, ma se io guardo al futuro, posso fare due cose. Concentrarmi esclusivamente su quello che faccio o cercare un pochino anche di diversificare, quindi di limitare il rischio, quindi meglio focalizzarsi tutto su quello che sai fare esattamente quello o anche diversificare cercando un po' di ridurre i rischi. Allora, è importante sicuramente in una prima fase concentrarsi su quello che è il core business dell'azienda e farlo bene, perché poi fare bene una cosa è fondamentale e se non si fa bene una cosa, se ne vogliono fare tre, non può funzionare. Quindi sicuramente fare bene una cosa e portarla avanti il più possibile, dopodiché è chiaro che quando si cresce, come dicevamo prima, è necessario anche guardare. Di definire una struttura aziendale che possa essere coperta il più possibile, no? Quindi approcciare anche mercati diversi che possano garantire una sostenibilità migliore. Un mercato che può andare un po' più in difficoltà viene coperto da un mercato che in quel momento funziona meglio, quindi ci vuole un buon equilibrio. Però tu mi parli di mercato, cioè, quindi tu mi stai semplicemente dicendo diversifico, ma su qualcosa che più o meno capisco, non totalmente diverso. Sì. Sì, beh, questo penso che sia fondamentale. Portare le proprie conoscenze su settori affini, può aiutare ad approcciare meglio quel mercato, E no? tu mi dicevi, su questo noi non siamo mai entrati per dire sulle grandi ville private, cioè su realtà che possono essere anche redditizie, che però voi non ci avete mai ad ora lavorato e potrebbe essere uno sviluppo. Sì, sicuramente, come dicevo, no? È importante guardarsi intorno a 360 gradi. Noi in questo momento lo stiamo facendo, sicuramente, stiamo valutando dei settori, dei mercati diversi, una strategia di medio-lungo periodo, vediamo come si svilupperà la cosa. Qui dovresti arroccare, sì. Quindi Quindi è una, sì, il suggeriscimi re di come due e la sai. torre che gli salta sopra, una roba stranissima che capita una volta Quindi re. di due, di là, e la torre gli salta sopra, gli passa nella casella a fianco. Il re qua e whoop, una volta partita, una roba carina. Il re attaccato, no, la torre attaccata. Sì, questa capita solo una Ok. volta partita. Va bene.
Ma se io pensassi, appunto, dicevi, l'esempio che ho fatto della villa, ma è redditizio, cioè non riesco a capire, cioè la villa di Bill Gates o la villa di Berlusconi, una roba di cos'è, cosa vuol dire illuminazione? Illuminazione, noi come ti dicevo curiamo l'illuminazione professionale, quindi il nostro mercato è un mercato B2B sostanzialmente. B2C è praticamente pari a zero Sì, per è quanto una ci riguarda. prospettiva possibile futura. È una prospettiva futura, chiaramente fil rouge della strategia è quella di illuminazione, quindi portare competenze su un settore diverso. Per strutturarla bene, ovviamente, non basta solo la competenza tecnica, c'è bisogno di costruire intorno una strategia commerciale, Sì, perché ho pensato che affine. magari potresti avere anche il grande evento internazionale che fanno. Già oggi abbiamo approcciato un po' questo tema qua. Ad esempio, noi, come ti dicevo prima, siamo attivi sull'illuminazione sportiva di alto livello, che è Eventi anche, certo. eventi, no? Sempre di più anche le partite di calcio diventano spettacolo, si spettacolarizza un po' tutto. È un mercato che abbiamo aperto qualche anno fa e che sta portando dei bei risultati. E quindi un po' sulla scia di questo stiamo cercando di fare un po' la stessa cosa su altri settori. A proposito di calcio, tu c'hai una passione condivisa. Mio figlio gioca a calcio sul serio, tu giochi sul serio. Io, come puoi vedere, sono più per sport in cui non ammazzo l'avversario se gli inciampo sopra. Ma tu, come ti è venuta questa passione? Come l'hai sviluppata? Ma la passione per lo sport per me è fin da bambino. Ho praticato calcio tanti anni, ho smesso l'anno scorso. E poi ho cercato di, diciamo, portare questa mia passione, siccome non sono riuscito a diventare un super atleta. E comunque il mondo del calcio mi ha sempre appassionato. Sono un grande tifoso dell'Inter, per Una esempio. ottima squadra. Un'ottima squadra, vedi che abbiamo le stesse idee. Abbiamo portato quella che era una passione anche dentro il mondo del lavoro. Oggi illuminiamo stadi, è un mercato, un settore molto, molto bello, molto stimolante, molto emozionante per chi ha questa passione, no? Quindi diciamo che abbiamo unito l'utile al dilettevole. Nel mercato è anche bello fare quello che ci piace fare, no? Quindi approcciare un mercato di questo genere è sicuramente una grandissima soddisfazione. Io ti farò una domanda che è più una curiosità, se, come la penso io? Se tu fai quello che ti piace, poi la soddisfazione economica è una conseguenza. Sì, la penso come te. Lavorare su settori sui quali sei più stimolato, su quali puoi rendere di più, sicuramente ti porta ad avere delle motivazioni maggiori, no? E quindi di conseguenza i risultati possono solo che essere migliori. Sì. Tu da questo punto di vista più o meno sei stato fortunato, no? Stai facendo. Ma dal giorno, già dal primo giorno facevi quello che ti piaceva all'inizio? Ma senti, l'approccio che ho avuto io dentro l'azienda è stato un approccio bello, fra virgolette, perché noi, da buona azienda familiare, come dicevamo prima, io sono entrato in azienda ma mai forzato a farlo da mio babbo, dai miei genitori, no? Anzi, ci ha sempre lasciato molto liberi. Fate quello che volete fare, quello che vi piace fare. In realtà io una volta entrato in azienda mi sono subito innamorato di Trovato. quella. Di quel settore lì e di questa azienda, no? Oggi per me l'azienda rappresenta un po' la casa, anzi vivo più l'azienda che la casa, sicuramente. Quindi quando si fanno le cose con passione, sicuramente i risultati arrivano, sì. Un'ultima domanda. Poi per uno così giovane, ma ce l'abbiamo tutti, un rimpianto, qualcosa che Un se. rimpianto, sì. Un rammarico sicuramente è quello di non aver mai avuto la possibilità di conoscere mio nonno, è il fondatore dell'azienda. Non l'ho mai conosciuto perché è morto giovane, mio babbo aveva 25-26 anni quando mio nonno è morto, io non ero ancora nato e quindi mio babbo ha preso le redini dell'azienda molto giovane e l'ha portata ad essere l'azienda che è oggi, da un'azienda piccolo artigiano, diciamo, l'ha portata a svilupparsi tanto, però mi sarebbe piaciuto capire le dinamiche che l'hanno portato a voler fondare un'azienda che operava nell'illuminazione pubblica e anche mi piacerebbe oggi chiedergli che ne pensa di quello che è stato fatto, no? Sicuramente questo è un rammarico che ho, sì.
Va bene, senti, il tempo è finito, la posizione un pochino scricchiolava perché alla fine un cavallo in più ce l'avevo, per cui probabilmente, però siamo arrivati, guarda, proprio al pelo tutti e due. Quindi, niente, ti ringrazio per essere stato qua con noi oggi, è stato un piacere. È stato un piacere mio, grazie, grazie a te Fabrizio. Alla prossima.